Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo episodio di Inside. Mi ero fermata davanti alla scaletta, adesso sono salita, mi ha aperto un portellone e me l'ha chiuso, quindi non posso più tornare indietro. Qui abbiamo degli uomini, non so se posso controllare con la mente. Qui non sembra di poter fare. Oh, no, posso muovere questo. Ok. Pensavo di dover saltarci sopra, ma niente. Non ho assolutamente idea di dove lo dobbiamo portare. Oh, santo. Mi sa che non devo farmi vedere qui. Ho paura che se mi muovo mi vedono. Ecco, infatti. Cazzo, lo sapevo! Dio santo. Ho capito, ma quelli stanno lì a fissarmi. Come cavolo faccio? Vai, 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 vai. Fino a un certo punto riusciamo ad arrivare. Ok, stop. Il tizio sta guardando dall'altra parte, ma. No, mi vede, no, niente. Pensavo che avesse girato la testa e ho provato a muovere un pochino. Cos'è? Cos'è che mi schiaffeggi in faccia? Ma guarda, Teo. Ok, sono andata più avanti. Aspetto, adesso aspetto e. Non so più cosa fare. Finché quello non si toglie dalle scatole. Ok, vai, hai caricato i tuoi umani. Si è girato, ok, vai, vai, niente, dovevamo solo aspettare. Ah, ma non mi stanno controllando da lì sopra, però. Cos'è? Sono nell'acqua, sento tipo tutto ovattato. No, non sono nell'acqua, c'è l'acqua sopra. Vediamo se. Sì, posso tirare giù il livello dell'acqua. Ok, e questa porta si apre e si chiude quando sono a livello dell'acqua. Ok. Cosa dobbiamo fare con sto robo qua? Vediamo se possiamo trascinarlo. Sì, lo possiamo trascinare. Forse devo portarlo da questa parte e aprire la porta, vediamo. Ok, adesso l'ho portato qui, provo a riportare giù il livello dell'acqua. Anche se non so sinceramente quale possa essere lo scopo di questa cosa. Ma proviamo. Allora, la porta si riapre. No, magari dovevo portarlo qui sotto. Ma no, perché anche se lo porto qua sotto è comunque. No, non va bene neanche portarlo qui sotto e provare a saltare lì sopra perché è comunque troppo in alto, cioè si vede. Cioè, sto muro è. Ci vuole una scala, non è che ci basta un coso del genere. Ok, ho fatto un po' di prove e mi sa che dobbiamo tirare giù il portellone, cioè dobbiamo aprire il portellone. No, così si chiude. Allora, io devo riuscire a raggiungere l'acqua ma a tenere il portellone aperto. Oh, ci arrivo! Grande! Ok, andata. Ci ho messo un po', ci ho messo un bel po'. Però vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Ok, ancora nell'acqua. Ci siamo tantissimo, tanto ormai siamo immortali. Altri corpi. Ehi. Al tizio là? Dite che mi vede? C'è anche uno che sta facendo dei lavori. Aspettiamo che vanno via. Ok, vai, vanno via. Ah, però ha chiuso il portellone! Oh! Rischio!
Ma meno male che ero già in basso. Qui siamo di nuovo nella sezione 2. Ah no, sezione 2. Ah no, 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 non c'entra niente. Sono solo le porte. Sì, 2, 3, 4. Io però lassù come ci arrivo? Ho bisogno che mi rimettono l'acqua. Amici, sono tutto tranne che amici. Rimettetemi l'acqua, please. Andiamo a vedere. Se riesco a farmela rimettere. Oppure devo andare dall'alto? O forse, no, forse posso io regolare il livello dell'acqua. Andiamo a vedere. Eccoli. Sì, infatti. Boh. Oh santo. Perché mi seguono? Non ho il controllo mentale, perché mi seguono? C'è l'ultimo che si muoveva, ma non capisco, ma dov'è la testa? Cioè, alcuni hanno la testa in posti strani. Tipo... Ma che diavolo di creature sono? Cioè, sono embrioni? Perché quello ha una gamba gigante e una gamba normale? Questa ha due teste addirittura, sembra aver tipo due teste. Non so, devo farli nuotare? Ma mi seguono. Smettete di seguirmi, creature brutte. Boh, c'han tutte la forma del corpo stramba. C'è una che cammina con la testa indietro, yeah! Vabbè, questo che è tipo... Ah no, i vermi! I vermi schifosi! Oh. Se non l'aveste capito, ragazzi, io ho la fobia dei vermi. E, no, e non poca, eh. Tanta. Ok, vai. Corriamo! Sono convinta che dobbiamo arrivare dall'altra parte. Però ho bisogno di voi, ragazzi. Ho bisogno di voi. Mi devo far lanciare in alto sicuramente. Ecco, qui sembra abbastanza in alto. Vai! Olle! Bravissimi! Bravissimi! E adesso questi continuano a seguirmi. Devo stare molto attenta a non cadere giù qui. Vabbè che mi sa che se cado mi prendono loro al volo. No, che senso ha avuto fare questa cosa? Nessuno, perché io adesso... Ah, ok. Lo dovevo fare in volo, perfetto. Ho spinto pesantemente. Salve. Venite tutti, operai, amici. Persone col corpo strano. Dio, questa veramente... C'è una che ha la testa in mano, è lì con la testa sotto braccio. Oh! Ho capito! Ma dai! Allora, vediamo come fare qui. Vediamo se riesco a farmi lanciare dall'altra parte. Oh, ce la fate? Grandi! Ecco, ora suicidatevi tutti. Se vai, che poi sinceramente non penso nemmeno siano vivi. Cosa sto vedendo io qui? Allora, ci sono due uomini laggiù in fondo che stanno correndo. All'interno di una porta, adesso probabilmente chiuderanno, succederà qualcosa? No, non sta succedendo niente. Come faccio io ad andare a recuperare i tizi che si sono lanciati? Ah no, forse devo semplicemente andare giù e farmi prendere da loro. Adesso lanciatemi in su. No, dall'altra parte. Dall'altra parte. Di qua. Giratevi. Tutti di qua. Bravissimi. Adesso lanciatemi. Wow. Condotto. Mi sento un po' male a usare tutte queste persone. Ok, non si è spaccata una gamba. Sta bene. Cos'è? Ascensore. Ah,
Ah, ci ha portato al piano superiore dove eravamo prima. Ok. Quindi probabilmente devo andare a prendere i miei omini. Ah, sono sopra di me. Sono sopra di me, quindi probabilmente devo farli cadere. Yeah! Ok, perfetto. Venite con me. Don, giuro, cioè quella cosa con la testa sotto braccio mi inquieta troppo. E mi sa che li devo portare giù. Di là c'è un vetro, quindi sicuramente non ci posso andare. Andiamo, amici! Oh, adesso mi aiuterete a tirare su questo bel portone. Siete contenti? Tutti insieme! L'unione fa la forza! Via! Perfetto. Via, tutti giù con me. Mi rotolano. Aspettiamo che arrivino tutti. Ah, questo è proprio senza testa. C'è uno che è completamente senza testa. Carino. Oddio, vedo gente laggiù che corre. E non mi sembrano. Non mi sembrano come i miei. Cioè, mi sa che è gente vera. Cioè, gente viva. Senziente, o perlomeno. Ciao, amici, grazie mille per l'aiuto. Siamo nella zona degli uffici, almeno. No, non sono uffici, non sono computer. Cosa sono? Sembravano dei tabelloni. Qualcuno era al telefono poco tempo fa, perché rispondo io? No, io seriamente devo capire perché. Devo capire il perché di questo gioco, nel senso, questo cos'è, sangue? Niente. Ci devo fare questo coso. Continua ad arrivare gente. Forse devo spingere questo per riuscire a vedere, sono troppo bassa. Mi dai una mano, amico? C'è uno scalino, non posso passare. Provo a spingere avanti e indietro. Vai! Faccio cadere il telefono. Oh, niente. Non si muove. Ma forse devo portarlo da qualche parte? Una scala! No, sono troppo curiosa di sapere cosa stanno guardando tutti. Questo che cos'è? Ah, niente. Ok, devo solo salirci sopra. Per andare dove? Qui. Molto Tarzan. Ho sempre paura di suicidarmi ogni volta che cado, come se non fosse mai successo. Cosa c'è lì dentro? Si può aprire da sotto. No, però qui c'è un muro, quindi ci deve essere un modo di aprirla da qui. Ok. Sentono un rumore, si girano per un secondo e poi dicono: no, non è niente. Tornano a guardare qualcosa.
Dio santo, anch'io voglio sapere cosa stanno guardando. C'è curiosità in me. Apriamo anche questa. Come ci arrivo io là sotto? Non posso sicuramente lanciarmi, cioè è morte sicura. Tu cosa sei? Un ascensore? Però non posso interagire con nulla. Mi butto. Sono viva? Sì, e stavo anche per ributtarmi di sotto. Ok. No, penso di dover andare verso il basso. Yes, c'è una scala. Vediamo se riesco a girarmi. No, volevo girarmi dall'altra parte, ma non credo sia necessario. Bene, ragazzi, direi che la nostra puntata finisce qui perché non voglio dilungarmi troppo. Sono curiosa di sapere cosa ci sia dall'altra parte di questo tubo, ma lo scopriremo nella prossima puntata. Quindi grazie a tutti per aver guardato e alla prossima. Ciao!